Dopo aver conosciuto lo stile di Papa Francesco, la prima cosa che balza all'occhio leggendo l'Evangelii Gaudium è che non si tratta di un documento scritto con l'inchiostro della teoria e la penna delle buone intenzioni. Le pagine dell'esortazione pubblicata lo scorso novembre contengono una sapienza spirituale e pastorale distillate dall'assidua pratica di vita di un uomo divenuto Papa che per anni ha aperto porte, raggiunto periferie, rifiutato la mondanità spirituale, chinato la schiena sui poveri, compreso che non esiste evangelizzazione senza promozione umana. Lo conferma il gesuita padre Miguel Yáñez, direttore del Dipartimento di Teologia Morale dell'Università Gregoriana, che martedì scorso ha moderato nel suo Ateneo una tavola rotonda dal titolo Evangelii Gaudium, un testo che ci interroga. Io sono testimone che Papa Francesco vive questo da molto tempo, da quando io l'ho conosciuto a Provinciale in Argentina, oppure è stato il mio formatore, e ci inviava alle borgate che erano attorno al Collegio Massimo, dove noi studiavamo, per trovare i bambini, gli ammalati, gli anziani, i più poveri e farci carico delle loro necessità. Ecco perché le affermazioni di Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium suonano così incisive. Non è tanto una questione di stile comunicativo, di frasario, è la vita che vi si coglie in filigrana a renderle vere, pulsanti, come quando il Papa ricorda che per la Chiesa l'opzione per i poveri è una categoria teologica prima che sociologica e che loro, i disperati, sono la carne sofferente di Cristo che va aiutata con generosità e insieme, come ad esempio per gli immigrati, difesa da ogni forma di sfruttamento. Un punto questo sviluppato durante la tavola rotonda dal docente della Gregoriana, padre René Micallef. Ci troviamo a vivere in una società dove ci sono degli immigrati e molte volte gli immigrati si trovano in situazioni dove devono lavorare in fabbriche clandestine, nella prostituzione. Nei paesi specialmente di più poveri c'è anche il problema dei bambini che sono organizzati dalle mafie per chiedere l'elemosina nelle strade. Il Papa ci chiede cosa abbiamo fatto con il nostro fratello, un po' il tema dell'Antico Testamento di Caino e Abele. Siamo complici nello sfruttamento o no? Bisogna chiederci questo. Domande che Papa Francesco fa echeggiare giorno dopo giorno nella coscienza dei cristiani, perché, osserva padre Yáñez, un livello di coscienza più profondo si è raggiunto e quindi di azione. E l'Evangelii Gaudium ce lo dice chiaramente, che tra la nostra fede e i poveri c'è un legame molto stretto. Quindi vuol dire che se noi abbiamo veramente una fede matura, profonda in Gesù Cristo, basata su un rapporto personale con Lui, i poveri non possono essere indifferenti. Vuol dire che il comandamento dell'amore, che è più che un comandamento, uno stile di vita, come si dice anche nell'Evangelii Gaudium, ci porta a guardare gli altri con occhi di tenerezza, occhi, diciamo, di amore, di amicizia. Scrive Papa Francesco, se riesco ad aiutare una sola persona a vivere meglio, questo è già sufficiente a giustificare il dono della mia vita.